quello che succede nelle nostre città, anche se non è comparabile, diciamo, al rischio che si corre davanti a un incendio di quella portata, ha lo stesso margine di rischio, perché alla lunga le polveri sottili ci accerchiano, ci inseguono, ci arrivano sin dentro le nostre case, le nostre macchine, possono raggiungerci negli anfratti più appunto protetti della nostra vita quotidiana e sono, scoprirete con noi, particolarmente insidiose. Stasera cercheremo di vederle da vicino, di conoscerle per evitarle, per proteggerci e ci porremo l'interrogativo su come riuscire complessivamente come società, perché questo è il classico fenomeno che riguarda tutti noi, tutte le nostre città, le nostre autostrade. Come sapete, il nostro paese non è ben messo da questo punto di vista, perché la nostra pianura padana è uno dei luoghi, anche per motivi meteorologici, più colpiti da questo fenomeno della concentrazione dei polveri sottili. I dati non sono affatto incoraggianti, addirittura in certi casi si raggiungono concentrazioni di polveri sottili simili a quelle che sono in paesi più inquinati del mondo, come la Cina o l'India. E l'Organizzazione Mondiale della Sanità sostiene che a questo punto ogni anno ci sono circa 3 milioni di vittime in tutto il mondo dovuti proprio alle polveri sottili, e nel nostro paese sarebbero circa 80.000 le persone che in qualche modo soccombono in virtù di queste terribili polveri. Allora, senza indugi però, iniziamo al nostro viaggio con Daniela Cipolloni da Roma sino in Spagna alla ricerca della sottile minaccia delle polveri sottili. Guardate. Prendi tanta aria e buttala tutta fuori con la bocca aperta. Respira forte. Un respiro normale, un altro respiro normale, prendi l'aria, fuori, 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 fuori. L'asma in età pediatrica è aumentata dal 13%, quindi è raddoppiata negli ultimi 40 anni come incidenza, come numero di casi. Ora, questo non è possibile da un punto di vista genetico, è successo qualcosa all'ambiente. Abbiamo dati ormai incontrovertibili che quando nelle grandi città aumentano i livelli di inquinamento nelle centraline, quindi nel traffico, il numero di accessi in pronto soccorso dei bambini e degli anziani aumenta in modo proporzionato. L'inquinamento dell'aria è un nemico invisibile, eppure molto pericoloso per la salute. Qualsiasi cosa che sta nell'aria e che non ci dovrebbe stare rende i nostri bronchi più infiammati in termine medico. Io alle mamme dico è una parte che diventa internamente screpolata come la pelle di uno che cade nell'asfalto. Ogni giorno respiriamo 20.000 volte, ma che cosa inaliamo? Dispersi nell'aria insieme all'ossigeno e all'azoto ci sono anche metalli pesanti e polveri sottili. Cosa respiriamo in un giorno qualunque a Milano? Questa è la centralina, quella che utilizziamo per campionare le particelle ambientali. Questo è un filtro bianco, lo possiamo mettere all'interno dello strumento. Dopo 24 ore da bianco è diventato di questo colore, nero. Vuol dire che noi in 24 ore abbiamo respirato comunque abbastanza particelle di smog e di particolato atmosferico. Abbiamo portato ad analizzare questo filtro al centro di ricerca Polaris. Qui studiano gli effetti sulla salute delle polveri sottili, il cosiddetto PM10. In questo laboratorio troviamo una vera e propria banca di cellule umane del polmone. In questa fialetta ci sono le particelle che abbiamo staccato dal filtro. Le polveri sottili disciolte nella fiala vengono somministrate alle cellule polmonari umane. Dopo 24 ore di trattamento si possono vedere se ci sono degli effetti morfologici subito al microscopio ottico.
Le cellule del polmone esposte alle polveri sottili reagiscono così. Ecco, sul monitor vediamo ben definite quelle che sono le strutture del nostro polmone. Queste macchie nere che noi vediamo qui sono le polveri sottili che abbiamo inalato? Assolutamente sì, sono quelle che avete visto raccolte praticamente sul vostro filtro. Un caso su 5 di tumore al polmone è causato dall'inquinamento dell'aria. Quindi il particolato atmosferico è nocivo anche per chi non ha mai fumato una sigaretta. Tanto che l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro ha classificato le polveri sottili come cancerogeni certi per l'uomo. Le polveri più pericolose sono quelle più piccole, il PM2,5 o di dimensioni ancora inferiori, le cosiddette nanoparticelle. Queste particelle non rimangono solo confinate nel polmone, ma dal polmone, essendo così piccole, riescono a passare, andare nel distretto circolatorio. Nel sangue? Nel sangue. Quindi finiscono in tutto il corpo? Assolutamente sì, e quello che è stato bene ampiamente dimostrato è che l'esposizione a queste particolari particelle induce anche degli effetti cardiovascolari. Come infarti e ictus, ma non solo. E oggi siamo abbastanza sicuri che in maniera diretta o in maniera indiretta anche il cervello diventa un bersaglio delle polveri ultrasottili. E si è visto che c'è una relazione molto diretta tra il vivere molto vicino alle strade molto trafficate e la possibilità, la probabilità di sviluppare la malattia di Alzheimer. L'inquinamento dell'aria potrebbe essere una delle cause del morbo del secolo. L'Alzheimer, la più diffusa demenza senile, la cui origine resta ancora un mistero per la medicina. Si parla di cause multifattoriali. Certamente adesso si è acceso come elemento ulteriore il fatto che l'esposizione al particolato atmosferico può essere una concausa importante. Oserei dire che non ci sono più obiezioni per dire può essere che faccia male, ma non è detto. Il problema grosso riguarda i particolati più fini. E questi non vengono misurati con accuratezza? No, non vengono proprio misurati. L'abbiamo fatto noi, con questo contatore di particelle ultrafine. Basta fare un giro in bicicletta a Milano, tra strade a traffico limitato e strade ad alto scorrimento. Ecco il risultato. I livelli di nanopolveri schizzano alle stelle nelle vie più trafficate. Queste minuscole particelle sono capaci di causare danni a livello cerebrale dopo anni di esposizione, ma potrebbero persino provocare effetti immediati sul cervello dei bambini. Cominciamo? Sì. Io sono nervosi. Sono facili i giochi, eh? Ci mettiamo le cuffie. A Barcellona è stata condotta una ricerca scientifica unica al mondo che ha coinvolto più di 3.000 bambini tra i 7 e i 9 anni di 37 scuole della città, metà delle quali si trovano davanti a vie molto trafficate. Quello che abbiamo fatto è stato valutare ripetutamente nell'arco di un anno come si va sviluppando il loro cervello. Per esempio, la capacità di trattenere informazioni, cioè la memoria di lavoro, o la capacità di restare attenti. Quello che abbiamo visto è stato realmente molto impressionante, perché tutti i bambini mostravano una crescita delle funzioni cognitive nel corso di un anno. Ma questo miglioramento era minore fra quelli che frequentavano scuole più inquinanti rispetto a scuole dove c'era meno contaminazione.
Queste particelle che provengono dalle automobili, che sono ultrafini, hanno davvero il potere di intossicare il cervello. Circa 400 bambini sono stati sottoposti a ulteriori indagini con la risonanza magnetica cerebrale. Noi qui vediamo esattamente quello che vede il bimbo dentro il macchinario. Vogliamo osservare che cosa si attiva nel cervello del bimbo mentre vede queste facce contente con la musica allegra. Nei bambini provenienti dalle scuole più inquinate, quando si stimolavano con un video o con una sinfonia di Beethoven, il cervello si attivava più lentamente. Quando sono usciti dei risultati rimane una mica sconvolta, no? Perché dici come può essere, e dobbiamo fare qualcosa per salvare questa situazione. Ma poi ci vedi i bambini giocare nelle scuole e non pensi che tutta questa inquinazione li sta affettando e quindi rimani. La ricerca ha fatto così scalpore che per la prima volta a Barcellona è stato varato un piano per la qualità dell'aria. Però la politica è molto lenta, perché tutto il piano entrerà davvero in funzione solo nel 2020. Credo che sarebbe necessario attivarsi più in fretta. Ci sono bambini che saranno molto svantaggiati nelle loro capacità cognitive nel corso della vita, nel lavoro e nello studio, per colpa dell'inquinamento. Stiamo mettendo a repentaglio i cervelli di un'intera generazione. Dopo esserci spaventati insieme a voi, naturalmente, per gli esiti di questa nostra inchiesta sulle polveri killer, siamo in questa fase alla ricerca un po' delle soluzioni, alcune insomma anche semplici, come arieggiare spesso la propria casa, no? Ma ci sono anche soluzioni un po' più scientifiche, un po' più anche avveniristiche, come questa qui, questo oggetto meraviglioso che abbiamo qui in studio, che è il prodotto di un'invenzione, insomma, in qualche modo di una intuizione di Betta Maggio, che è una imprenditrice che ha appunto creato questo dispositivo che purifica l'aria delle case, degli uffici, degli ospedali possibilmente, no? In un modo del tutto, inaspettato, perché uno immagina che un purificatore assorba l'aria, no? Come per esempio in questo momento uno studio, vedete i fasci di luce che abbiamo alle nostre spalle, si vede perfettamente, diciamo, il pulviscolo che ci circonda. In quel pulviscolo ci possono essere evidentemente anche delle polveri nocive. Come funziona questo oggetto? Esattamente questo è il punto. Quello che voi vedete sospeso nell'aria sono il 90% dei contaminanti, troppo fini per rispondere a ventilazione o a gravità. Rimangono in sospensione e arrivano su di noi, sui monumenti, dappertutto. E ce li respiriamo. Esatto. Questa macchina cosa fa? Sfruttando un principio completamente naturale come quello delle cascate, attira per carica elettrica molecolare tutte le particelle finissime là dentro, invece di essere addosso a noi. E là dentro ci sono dei microorganismi completamente naturali e innocui che si mangiano l'inquinamento, quindi i filtri non si intasano. Lo trasformano? Sì, lo trasformano in anidride carbonica, acqua e la base elementale. Nel caso degli ossidi di zolfo troveremo dello zolfo puro nel fondo della macchina. Ad esempio questa macchina qui, che quanta aria produce? Una bolla, diciamo, di aria che prodotta questa macchina, quanto è grande? In questo caso sono 150 metri quadri e questa macchina corrisponde, è stato calcolato con l'Università di Bologna, a piantare 276 querce. La stessa efficienza di una foresta di 276 querce è a questa macchina. Quelle grandi che noi facciamo per mettere in outdoor, quindi possiamo creare delle bolle d'aria grandi 50 metri nei parchi, corrispondono a 6.000 querce. Quindi in realtà è una soluzione che è stata studiata negli Stati Uniti come una risposta ad eventuali stragi ambientali, attacchi biochimici, batteriologici, terroristica. Esattamente. Intorno a questi temi. Ma non pensavamo di avere un'emergenza tutti i giorni. Certo. Beh, complimenti per questa formidabile idea.